Cani, quell'occhiata l'ha data ai giocatori della Juve che chiedevano giallo per Meksès, calcio di punizione per la Juventus. Bisogna dire che ha applicato questo metro dall'inizio, l'arbitro ha ammonito Meksès prima perché aveva commesso fallo a palla lontana, però sia con Nedved prima sia con Tonetto prima non ha ammonito per gli interventi invece fallosi. C'è Del Piero però pronto a battere il calcio di punizione. Però dobbiamo dirlo che ci poteva stare il giallo in questa situazione, Fabio. Ci mancherebbe altro. C'è Pizarro che si era staccato dalla barriera per andare a coprire il palo. Non che sia esattamente un gigante. Sempre molto rischioso fare questo tipo di giocata perché porti dentro tutti i giocatori, dentro anche nell'area piccola, e non fai vedere la palla al portiere. C'è Del Piero con Doni che prova a vedere il pallone tra le gambe dei giocatori, accovacciato. C'è Taddei sul palo, si sta staccando. Alex! Del Piero! 1-0! Che splendida punizione di Del Piero! Che splendida stagione di Del Piero! È vero, perché ha tirato dritto per dritto sul palo del portiere, secondo me un po' infastidito dalla posizione di chi copriva la palla in barriera, ma anche dell'uomo sul palo, e quindi non è stato secondo me concentrato e attento Doni, e ha preso gol sul suo palo. Comunque la punizione di Del Piero calciata con una violenza incredibile all'incrocio dei pali. 165esimo gol in assoluto per Del Piero nei campionati, 144esimo in Serie A. Direi che è soprattutto il decimo gol quest'anno, e sono tanti, ed è il settimo gol che segna contro la Roma. È tutto nasce questa situazione da una palla persa a centrocampo da parte di Pizarro, banalmente, questo non te lo puoi permettere con una Juve aggressiva che attacca bene centralmente questa sera, magari qualche...